Bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio. Quest'oggi vogliamo parlare di una tematica molto importante, soprattutto attraverso la presentazione di un testo, Nuova stagione, storie di donne alle prese con il cancro. Cinque donne, appunto, alle prese con questa terribile malattia che hanno deciso di raccontare la loro storia. E quest'oggi abbiamo in collegamento telefonico una delle autrici delle cinque donne, Linda Bernardi. Benvenuta Linda. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per questa sua disponibilità di intervenire con noi. Sappiamo che mercoledì prossimo ci sarà un incontro importante, un incontro dibattito, raccontarsi per guarire, quando la narrazione aiuta il malato ad uscire dal tunnel e ricominciare a vivere. Prima di parlare del testo, Linda, io ti chiedo, appunto, lo avete scritto in questo testo, come è nata l'idea di scrivere il testo e come purtroppo la malattia è venuta a contatto con la tua vita, è entrata nella tua vita? Beh, intanto devo dire che è stata una casualità, direi una provvidente casualità, come tante cose che comunque accadono nella vita. Ecco, c'è stato un invito con un trafiletto di poche righe sul Corriere della Sera in cui si chiedeva a chi stava vivendo l'esperienza della malattia di partecipare a un progetto sulla narrazione, un progetto che era Storie che curano. E io ho risposto non sapendo bene che cosa mi sarebbe stato proposto. In realtà è stata un'esperienza bellissima perché mi ha permesso, e insieme a me e ad altre donne come me, sottolineo donne perché hanno risposto soltanto donne a questo invito, Questo, se quasi. questo è un fattore positivo per le donne, purtroppo, siccome questo male non colpisce solo le donne, è sicuramente è un Infatti, fattore negativo per l'ambiente maschile, ecco. diciamo che abbiamo sperimentato che c'è un coraggio, una forza per guardare negli occhi quello che la vita ci propone e ci fa vivere, perché non dimentichiamo che anche la malattia è un'esperienza di vita e per quello che posso già dire o anticipare, per me è stata un'occasione di riconsiderare, di rinascere, ecco, di rivedere il senso e il significato della realtà che mi ritrovo a godere, no? Certo. Quotidianamente con la mia famiglia, con i miei figli, eccetera. Comunque dicevo, un'esperienza di un progetto sulle storie che curano. Ho accettato, abbiamo iniziato con una serie di piccole prose, cosa voleva dire tornare indietro nella memoria, no? Nei passi più importanti della nostra vita, fino ad essere pronti a riconsiderare il momento proprio in cui la malattia ha bussato alla porta, Ecco, considerando. molte volte Linda si pensa che raccontare una situazione difficile, soprattutto quando si comincia a parlare della drammaticità dei primi momenti nel quale si scopre la malattia, le cure che sono cure molto dolorose e faticose, forse molte volte non si ha, ecco, tutto il coraggio di parlare di queste cose. Eppure è così liberatorio. Liberatorio perché nel momento stesso in cui questo grande peso, che comunque opprime il Certo. cuore, opprime la nostra storia, a un certo punto lo si tira fuori, no? Per condividerlo, perché ci siano altri ad aiutarci a portarlo, come se si chiedesse davvero di fare insieme forza per sentirsi poi, io ho usato un'espressione che poi è proprio quello che ho vissuto, io mi sono sentita portata in braccio, ecco, Certo. in questa mia vicenda, anche per chi mi è stato accanto, e non potevo non raccontarla questa cosa. È ovvio poi che raccontandola, ripercorrendola come vicenda, come esperienza, ho pianto,
non posso nasconderlo, ma sono state lacrime che mi hanno permesso di riconquistare e riconsiderare e ritrovare il senso delle cose, anche quelle che mi erano sfuggite quando ero troppo impegnata sotto un altro versante, no? Ecco, Linda, io so che tu hai appunto raccontato all'interno di questo testo e raccolta la tua testimonianza. Vorrei chiederti se è possibile di raccontare anche brevemente alcuni passaggi importanti di questo pezzo di storia, della tua storia, con la lotta contro questo male, soprattutto per tante donne, tanti uomini che anche sono a casa, che ci seguono e che stanno vivendo il tuo stesso problema. Devo dire che quando appunto la malattia ha bussato, mi ritrovavo in un momento molto delicato, familiare, perché c'era la mia mamma che stava morendo. La mia mamma veramente ha sofferto molto, lei sì. Il mio più grande problema in quel momento era di nascondere quello che a me stava accadendo, e io sono convinta di averle fatto un grande dono, come lei l'ha fatto a me, permettendomi proprio con questa ansia che io avevo per lei di non far alimentare quel cancro che stava facendo grossi guai. Certo. Devo dire anche questo, che è stata una vicenda piuttosto lunga la mia, perché gli interventi sono stati parecchi, perché la chemioterapia è stata lunga, però almeno per quella prima parte in cui ero talmente tanto orientata nel cercare di sollevare, ecco, la mia mamma, che ripeto non si è resa conto di nulla, grazie anche un po' a tutta la copertura che c'era stata per la mia famiglia, ecco, io ho permesso a quel tumore di non alimentarsi troppo delle mie paure. Certo. Non ho pensato con grande angoscia, ho detto vabbè, qualcun altro ci penserà, ed effettivamente è stato così, mi sono affidata. Ecco, Linda, io ti ringrazio per questa testimonianza. Questa e altre 4 storie sono raccolte all'interno del testo Nuova Stagione, Storie di donne alle prese con il cancro. Un testo scritto a più mani, più storie diverse tra di loro, ma unite in quella che è la sofferenza iniziale, però poi anche la voglia di raccontare per aiutare gli altri. Io voglio chiederti, Linda, leggo che ci sono parole straordinarie all'interno di questo testo, ed è difficile forse per molti sentirsi dire il cancro fa bene almeno al cuore, oppure cosa ho imparato dal mio tumore, che la vita è meravigliosa, che ci sono 100, 1000 ancora più possibilità verso cui volgerci, per aprirci, per assaporare la grandezza di un mistero che a noi non sarà mai svelato per intero. Queste sono frasi forti, ma frasi che sono arrivate dopo momenti di sofferenza, ma anche momenti di speranza. Verissimo, ma io sono disposta a urlarle queste frasi, a ripeterle all'infinito, perché si ha veramente la consapevolezza che non si muore di cancro, si muore di una vita mal spesa. Allora, non sarà certo il cancro a scombinare, ecco, ciò che invece è il grande mistero ed è il grande dono che ci è stato dato. Ecco, si tratta di rimettere veramente le cose al posto, e io credo che la malattia ci abbia veramente molto aperto gli occhi. Abbiamo ritrovato, dico abbiamo perché è stata un'esperienza che abbiamo ritrovato tutte noi che abbiamo fatto questo percorso, come un'occasione eccezionale per riconsiderare il senso e il valore della vita proprio. Ecco Linda, il cancro ti avrà tolto qualcosa, ma ti ha donato altre 4 amiche. Ben di più, perché saremmo state molte di più a voler scrivere. A partecipare, a voler scrivere.
ci siamo chiamate sorelle, ecco. Perché davvero c'è una sorellanza in questa realtà. E davvero, davvero è grande, perché abbiamo dovuto rimettere a fuoco la nostra carne, la nostra parte più intima, ma così ricca e così bella. Davvero, il cancro fa bene al cuore. Ecco, ma in passato avete avuto anche altre esperienze, oltre a questa di mettere per iscritto il vostro racconto? Allora, dobbiamo dire che questo mettere insieme il nostro racconto è seguito ad altre esperienze che ci siamo ritrovate a fare insieme. Abbiamo voluto, con l'aiuto di veramente di persone che abbiamo incontrato poi sulla nostra strada, mettere insieme le storie fino a farne un canovaccio, un copione teatrale. Per poterlo presentare in una situazione un po' diversa, ma per utilizzare la modalità che è tipica del teatro, no? Sì. Per fare questo annuncio, ma un annuncio di vita, un annuncio di coraggio, un annuncio di speranza. E quando abbiamo fatto questo tipo di esperienza, che abbiamo realizzato poi all'interno di alcuni ospedali, oltre che di luoghi particolari, penso ci siamo ritrovati a proporlo addirittura all'interno di un convento, sì, di suore di clausura a Perugia, ecco, per poter ritrovare la possibilità appunto di annunciare, di dare testimonianza della gioia ritrovata, di una speranza che veramente si può assaporare e si può offrire poi come occasione di forza per chi è ancora nel cammino della malattia. Certo, sicuramente la vostra testimonianza è... Prima di tutto serve a voi, come dicevi prima, per condividere, per anche mettere fuori anche delle situazioni che forse si erano tenute per troppo tempo all'interno del proprio cuore, e poi sicuramente la vostra testimonianza serve ancora oggi alle tante persone che soffrono e che combattono con questa malattia, che forse sono sole, che forse non hanno la possibilità di raccontarsi. Forse condividere con le persone che vivono come te la stessa situazione è più facile che parlarne con chi non la vive. Questo è vero, però parlandone anche con persone che fortunatamente non hanno Certo. conosciuto questo tipo di percorso, è stato proprio infrangere un tabù, è stato proprio il riconoscere che non c'è nulla riguarda il cammino della vita su cui non si possa veramente fare una riflessione, appunto, non c'è nulla di cui non si possa parlare. E parlandone acquista subito, immediatamente, una diversa connotazione. È il mostro che prende un'altra forma, prende la forma di, sì, una grossa prova a cui ci si è chiamati. Ma che, come tutte le prove, con l'aiuto di chi ti è accanto, con Certo. la capacità dei medici, ecco, c'è da dire che io ho anche incontrato, ho fatto un'esperienza incredibile. Mi rifaccio ancora proprio Alla tua all'esperienza, storia. alla mia storia. Quando il medico mi ha detto del carcinoma, me l'ha detto con un abbraccio, me l'ha detto abbracciandomi. Lasciandomi veramente, tra l'altro, senza parole, perché mi ha detto non aver paura, lotteremo insieme. E così è stato. Cosa c'è di meglio di un abbraccio per sentire ho La sentito forza per la poter. forza e l'esperienza e la capacità, la competenza di chi
pur nell'ospedaletto, io abito in una, nella provincia di Milano, e mi sono rivolta all'ospedale accanto a me, non del sono luogo. Andata a cercare grandi ospedali. Realtà, ecco, eppure mi sono sentita curata, presa in cura come veramente non mai avrei immaginato. Non che prima non avessi terrore anch'io di questa malattia e di questo. Mi era capitato persino di dire chissà io come potrei, a Cipicchia. Non, adesso arrivo addirittura a dire per me è stata una grande ricchezza. Mamma mia, Linda, le tue parole sicuramente sono, fanno coraggio, ecco, sicuramente sono parole importanti. Prima di chiudere volevo chiederti, ti sto dando del tu, scusami, ma volevo chiederti di lanciare un messaggio alle persone che sono a casa e che stanno vivendo questa situazione e magari anche ai familiari, alle persone che sono vicine. Allora, io chiamo tutti loro veramente come miei fratelli e sorelle in un percorso che non abbiamo scelto ma che ci è dato di vivere. Non scoraggiatevi mai, sentitevi veramente affidati all'amore dei vostri fratelli che vi stanno accanto. Non abbiate paura a chiedere, non abbiate paura ad esprimere tutte le vostre emozioni, le vostre fragilità, perché si può anche piangere insieme, l'importante è sentirsi insieme, non rimaniate soli. Quello che invece voglio dire a chi vi è accanto, ho visto e ho riconosciuto che chi è accanto soffre ancora più di chi è nella malattia, perché non riesce a cogliere, non riesce a sentire. Io so che cosa provo, ma chi è accanto ha una paura che si sovrasta. Allora dico, non fatevi prendere da questa paura, ma abbracciatevi, vogliatevi bene, sentitevi vicino e riuscite a fare insieme questa strada, davvero, tenendovi proprio per mano. Anche se poi potrebbe anche accadere di salutarsi. Bene, Linda, io ti ringrazio a nome dei tanti telespettatori che ci stanno seguendo per questa tua testimonianza. Assicuriamo le nostre preghiere per te e per tutte le persone che sono Grazie. In questo momento. Speriamo di averti qui, ecco, a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Magari arrivare nei nostri studi per dare ancora una volta la tua testimonianza. Grazie invece di questa attenzione che fate. Ma davvero, si è portati in braccio in questa realtà. Grazie Linda. Un augurio, un abbraccio e forza veramente a chi è malato e affidiamoci al Signore. Grazie, ringraziamo Linda Bernardi per questa sua bellissima testimonianza. Voglio ricordare prima di chiudere appunto questo testo, Nuova stagione, storie di donne alle prese con il cancro. Ecco, come vediamo anche dalla locandina, mercoledì 23 novembre presso la libreria In Dialogo a Milano ci sarà questo incontro, dibattito, raccontarsi per guarire, quando la narrazione aiuta il malato ad uscire dal tunnel e ricominciare a vivere. Interverranno Duccio Demetrio, professore ordinario di filosofia, dell'educazione, di teorie e pratiche della narrazione presso l'Università degli Studi di Milano, poi ancora il presidente della fondazione di cui abbiamo visto anche il sito, Giancarlo Quarta, Onlus, che si occupa della relazione di cura del malato grave, e in più poi saranno presenti le cinque autrici, Linda Bernardi, che abbiamo ascoltato la testimonianza, Franca Nitti, Maria Bruna Pomarici, Sonia Scarpante e Maria Cristina Zanari. Cinque donne alle prese con il cancro che hanno deciso di raccontare la loro storia, volti e vicende diversissimi, lontani nel tempo e nello spazio, che a un certo punto si sono incontrati nella stanza del progetto di scrittura autobiografica realizzata proprio presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Storie che curano, come abbiamo ascoltato da Linda, questa idea di fondo, poi prende mano e ognuno racconta la propria storia. Loro cinque ci hanno provato questo
Per questo il titolo Nuova stagione e oggi possono dire con serenità siamo ancora qui e ancora danziamo la vita. Da quei primi fogli di carta su cui sono state versate lacrime, su cui si sono ricorsi ricordi amari, sorrisi, custoditi gelosamente per tanto tempo nel cassetto, è scaturito questo libro, da pochi giorni sugli scaffali. Sono pagine vibranti, ma insieme anche drammatiche, di drammatiche storie, cariche di vitalità e di speranza per il futuro. Rappresentano un insegnamento per chiunque attraversi il dramma della malattia, di cancro o qualunque forma di sofferenza profonda. Davvero ringraziamo Linda per questo.